Italian riders don't come much better than Elisa Longoborghini, and races don't come much bigger than the Giro Rosa. For the 26-year-old from Onivasso, Stage 1's team time trial in neighbouring Vavania holds great significance, as the 2017 runner-up is very familiar with the shores of Lago Maggiore. Secondo me, il Lago Maggiore è uno dei laghi italiani più belli, ma anche uno dei laghi meno conosciuti. E credo che abbia un grandissimo potenziale per il ciclismo, perché non è molto trafficato. E abbiamo praticamente tutto quello che serve per il nostro sport, cioè la pianura, perché in linea generale la costa del lago è praticamente tutta pianeggiante, ma appena si gira a destra o a sinistra, dipende da che parte del lago viaggi, trovi subito le salite. E di queste abbiamo salite corte, salite lunghe, perché abbiamo il Mottarone che è 20 km, salite regolari e salite invece molto pendenti, e abbiamo anche del pavé, devo dirlo, un po' di pavé c'è, e abbiamo quelle stradine strette e irte che possono essere un pochino simili al Belgio, quindi ha tantissimo potenziale che però non è sfruttato. Adesso nell'ultimo periodo si stanno organizzando tantissimi eventi, tra i quali anche una Gran Fondo, e sono contentissima, perché io amo la zona dove vivo e amo la zona dove abito e mi alleno, quindi più riesco a farla conoscere alle persone, più contenta sono. Gareggiare a casa ha un pochino di pressione, negli anni passati me l'ha data, anche perché purtroppo quando le tappe del Giro sono arrivate a San Domenico di Varzo io non ero proprio al top della forma, e magari non sono arrivata davanti, e quindi mi sono un pochino autodelusa. Però dopo, guardando il lato positivo della cosa, mi sono un pochino rincuorata, perché alla fine le persone che erano lì lungo la strada a tifarmi non tifavano per me perché dovevo per forza arrivare prima, ma tifavano per me perché ero l'Elisa che va in bicicletta e che loro conoscono come Elisa, non come il corridore Longoborghini che deve arrivare per forza per prima all'arrivo. Ed è questa per me una bella cosa. Ho visto tante persone che magari non mi sarei mai aspettata, perché gente del paese che di sport magari non conosce neanche tanto, che mi incitava e che mi, insomma, che era lì perché mi conosce davvero come Elisa. La mia famiglia ama lo sport, l'ha sempre fatto come mestiere, e quindi sa come funziona e sa che una mano è sempre gradita, anche se siamo una squadra organizzata e abbiamo dello staff competente. Quindi se possono provano a dare una mano non solo a me, ma anche a tutte le altre ragazze, perché sanno cosa vuol dire avere una figlia che fa fatica, e le ragazze che sono in squadra con me potrebbero benissimo essere le loro figlie, quindi una borraccia in più, una borraccia in meno non cambia niente. Vincere il Giro e dire che vincerò il Giro sarebbe un pochino presuntuoso, non mi sento di dire una cosa del genere. Ci sono tantissime ragazze forti, ci sono tantissime squadre ben organizzate, e soprattutto negli ultimi anni è sempre più difficile vincere. Siamo in tante ragazze lì, a millimetri, a centesimi di secondo. Io proverò a fare del mio meglio e poi quello che verrà, verrà. Lo sport è così, si parte in 200 e vince solo uno, quindi non so, io ci proverò, poi quello che viene.